Salve a tutti e ben ritrovati. Io sono Michele Cammisa e oggi vorrei farvi vedere qualcosa di relativo alla messa in tavola. Ovvero vorrei proporvi un suggerimento per ottenere delle viste in sezioni formalmente corrette per i cuscinetti. L'argomento è ovviamente centrato sul particolare, sul cuscinetto, però può essere tranquillamente esteso in tutti quei componenti che presentano le medesime criticità. Partiamo subito con un esempio, quindi consideriamo questo gruppo di trasmissione in cui sono presenti due cuscinetti. Innanzitutto notiamo che un cuscinetto è stato effettuato con la libreria di SolidWorks con le toolbox, un altro cuscinetto invece è stato realizzato con le librerie InGeWorks. Andiamo a vedere da un punto di vista pratico, che cosa comporta poi sezionare in tavola questo cuscinetto. Quindi apriamo la tavola e andiamo a notare alcune peculiarità abbastanza importanti. Allora, nel cuscinetto disegnato con Toolbox, il componente appare come monolitico e la sezione è campita tutta nello stesso modo. Vi sono in più delle linee che però è possibile rimuovere, quindi cliccandoci sopra e opzionando di destro la funzionalità di nascondi riusciamo a migliorare leggermente la situazione, però non da ottenere una rappresentazione corretta. Sul componente InGeWorks invece il componente appare come multicorpo e eliminando queste linee in eccesso con un clic destro fondamentalmente il componente è già corretto, è configurato correttamente in sezione. E andiamo a vedere come è stato realizzato, anche per capire se ci sono possibilità di migliorare questo tipo di sezione. Quindi torniamo nel nostro assieme e intanto apriamo il componente Toolbox, vediamo la sua vista in sezione e appunto confermiamo il fatto che sia stato realizzato come corpo monolitico. Apriamo invece il cuscinetto InGeWorks e in questo caso appunto la prima osservazione è relativa al fatto che il componente ha dei corpi che differenziano l'unità stessa. Per cui l'effetto di avere campiture diverse su regioni diverse è stato ottenuto, così come il fatto di non avere la sfera piena all'interno, avendo realizzato con una funzione in estrusione sottile, con una funzione sottile. Quindi possiamo provare a vedere che cosa cambierebbe invece utilizzandolo come multicorpo. Quindi proviamo a copiare lo schizzo, a creare un nuovo componente, quindi procedere con un'estrusione in rivoluzione, assegnando i contorni. Scegliamo l'asse di rivoluzione, eliminiamo la funzione sottile e otteniamo la ralla e la corona interna. E riprendiamo nuovamente lo schizzo. E possiamo nuovamente creare un'estrusione selezionando questa volta solo la parte relativa alle sfere. Possiamo renderlo in funzione sottile e quindi assegnargli uno spessore molto molto basso e anche unire il risultato, ottenendo in questo caso una sezione che appare in solido nella vista del modello solido in questo modo. Rientriamo sul nostro assieme e proviamo a inserire questo modello che però dobbiamo salvare. Salvataggio prova. Inseriamo il nostro elemento all'interno dell'assieme. Scegliamo un vincolo di concentricità . Rientriamo sulla nostra tavola e
E vediamo che in effetti da un punto di vista geometrico di correttezza il modello sembra corretto, eccettuate ovviamente le linee da eliminare. E, in realtà questo non è l'unico problema utilizzando questo tipo di approccio, ma avremo anche un altro problema, cioè quello della campitura. Essendo monolitico, il sistema riconoscerà un'unica regione per la campitura, per cui non è possibile invertire le due campiture tra l'anello esterno e l'anello interno. Un'ultima osservazione, volevo mostrarvi invece il cuscinetto sempre secondo Toolbox, però in modalità articolata, in modalità complessa, quindi con tutti gli elementi disegnati correttamente. Questo tipo di approccio ha un problema intrinseco che è legato alla posizione delle sfere, quindi potremmo avere delle sezioni su queste facce che sono variabili a seconda della posizione delle sfere, quindi sicuramente ancor meno utilizzabile questo approccio. Quindi concluderei sostanzialmente. Infatti, lo rivediamo. Concluderei essenzialmente che la strategia migliore è quella di utilizzare una modellazione multicorpo, come nella libreria Engineworks, e poi di gestire direttamente a mano sulla tavola la rimozione di queste linee nascoste relative a questa linea di giunzione e alle linee chiaramente relative alla chiusura di questo settore toroidale. Spero che anche questo suggerimento possa esservi stato utile e come al solito vi saluto e vi ringrazio. Alla prossima!